Mi viene tanto da ridere, perché leggo che un certo Edward Luttwak, in una celebre trasmissione televisiva, Edward Luttwak, non so come si pronuncia, non so se è inglese o se è germanico, Edward Luttwak, se è inglese si pronuncerebbe, io che ne so. Allora, questo certo Edward Luttwak, che deve essere una persona importante, dice le stesse cose sul Covid-19 che io diceva nello scorso marzo 2020, marzo 2020, 6-7 mesi fa, dice le stesse cose, dice, è stato invitato a di martedì. Chi è che gestisce di martedì? Mi pare Floris. Floris. E si vede che Floris non conosce la web TV di Serafino Mazzoni, perché le stesse identiche cose che Edward Luttwak ha detto da Floris ieri, l'altro ieri, e Serafino Mazzoni, che è questo qua, le diceva nel marzo scorso relativamente al Covid-19, perché Serafino Mazzoni ha sempre detto che sono molto di più i morti per incidenti stradali, che i morti per Covid-19. Serafino Mazzoni ha sempre detto che sono molto di più i morti per SLA, cardiopatia, cerebropatia, che i morti per Covid-19. E relativamente agli incidenti stradali, i quali incidenti stradali mettono tantissime vittime, e tutti gli anni in Italia, in Europa, nel fondo, non è mai uscito, non sono mai usciti decreti mondiali sul lockdown relativamente alle industrie automobilistiche, e mai nessuno ha pensato di bloccare le industrie automobilistiche, perché tutti gli anni in Italia, in Europa, nel fondo, muore tantissima gente causa incidenti automobilistici, anche senza considerare coloro che a causa di incidenti automobilistici sono costretti a mettersi sulla carrozzella, capito? Adesso vengo a sapere da un giornale che questo signor Edward Luttwak è stato invitato a di martedì c'è scritto, perché ha detto che i conti sui morti Covid-19 non sono fatti bene, dice così, dice, io che ci posso fare? Ma io queste cose le dicevo già a marzo, ma chi è Floris che gestisce il martedì? Se poteva rivolgere a Serafino Mazzoni, Floris, perché non ti sei rivolto a Serafino Mazzoni anziché rivolgerti a Edward Luttwak? Io mi presentavo nella tua trasmissione, carissimo Floris, con questa mia opera in mano, la sventolavo, la facevo vedere a tutti, vedi Floris? La facevo vedere a tutti quest'opera storico-mitologica, non c'era bisogno che tu invitavi questo Edward Luttwak che dice adesso le stesse cose che Serafino Mazzoni, sono io Serafino Mazzoni, che io Serafino Mazzoni dicevo nello scorso marzo 2020, all'inizio della questione Covid-19, ho sempre detto queste cose, con tutto rispetto parlando, che sia chiaro, mi raccomando. La mascherina uno se la deve mettere, se la deve mettere, basta, la mascherina uno se la deve mettere, perché il governo italiano, i governi hanno delle responsabilità, che sia chiaro, hanno delle responsabilità, perché poi se i governi non prendono dei provvedimenti come lockdown e cose del genere, poi i cittadini vogliono il risarcimento dei panni, capito? Perché c'è poco da scherzare col popolo sovrano, se al popolo sovrano e muore un parente in una casa di riposo, un parente che ha 90 anni, 95 anni, gli muore, e si dice che è stato il Covid-19, e non sono stati presi adeguati provvedimenti precauzionali, e poi il cittadino del popolo sovrano fa chiedere risarcimento dei panni, quindi che sia chiaro, la mascherina va messa, che sia chiaro. Però questo non toglie che questo signore qua, Edward Luttwak, che dice oggi, che siamo ai primi d'ottobre del 2020, le stesse cose che Serafino Mazzoni, che è questo qua, sul Covid-19 diceva nel marzo 2019, ma qua mi fermo, cari, qua mi fermo, perché voi non dovete far altro che
andare sul mio canale YouTube, digitare Serafino Massoni, coronavirus, Serafino Massoni, Covid-19 e risaltano fuori tutti i video che io ho dedicato al Covid-19. E qualora non fosse sufficiente ciò che io sono andato dicendo e che sto dicendo, se non fosse sufficiente, no, voi non dovete far altro che precipitarvi nella più vicina libreria e comprare subito una copia di questa mia pregiata opera storico-mitologica. Ah, chiudo dicendovi che io la notizia di questo signor Edward Luttwak, che è stato invitato da Floris a Di martedì a dire le stesse cose che io ho detto già nel marzo scorso, beh, questa notizia ve la metto come link sotto di questo video, così voi la potete leggere nella sua interezza e liberamente commentare, come sto facendo io, che sono Serafino Massoni e sono l'autore di questa pregiata opera storico-mitologica che ora vola in tutte le librerie italiane. Ok, a tutti tanti cari saluti da